15 settembre è nato un nuovo drone. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il marchio Potensic, marchio abbastanza conosciuto nel mondo dei droni, soprattutto perché è un marchio che vende i suoi droni direttamente su Amazon, sta per lanciare la sfida a DJI e a tutti gli altri competitor che producono droni di un determinato livello. Sì, perché qualche mese fa ha lanciato l'Atom SE, una versione di un drone 249 grammi che iniziava già a avere delle caratteristiche interessanti per un marchio che fino a quel momento aveva prodotto molti droni di varie tipologie, ma non con caratteristiche simili ai droni più blasonati. In quel caso aveva prodotto questa versione SE dove avevamo un gimbal stabilizzato sia meccanicamente che elettronicamente, quindi non avevamo un gimbal stabilizzato su tre assi meccanici. Però come avevo fatto vedere nel video in cui avevo parlato appunto quando era uscito quel drone, vi avevo fatto vedere un'email appunto di un operatore Potensic che aveva inviato a un mio iscritto, che diceva che appunto nel 2023 avrebbero rilasciato una versione Atom non SE, quindi una versione più performante e più completa. Infatti è così, è stato rilasciato appunto oggi 15 settembre l'Atom, questo drone 249 grammi con stabilizzatore meccanico su tre assi, quindi un gimbal simile a quello che abbiamo sui droni DJI, Fimi o Apsan, quindi una stabilizzazione sicuramente ottimale. Abbiamo una fotocamera 4K 30 fps, quello che state guardando adesso è il video di presentazione, e su questo drone è stato montato un sensore da 1.3 pollici e abbiamo 12 megapixel di risoluzione. Abbiamo un range per quanto riguarda la distanza del ritorno video che arriva fino a 6 km, perché utilizza un sistema proprietario che si chiama PixSync 3.0, quindi non utilizza il wifi classico ma utilizza appunto, come i marchi più blasonati, un sistema wifi proprietario che va a aumentare le potenzialità appunto della rete wifi creata tra drone e radiocomando. Abbiamo il collegamento tra lo smartphone e il controller con i cavetti OTG, come succede appunto con i vari marchi che abbiamo detto prima. Poi abbiamo 32 minuti di volo per quanto riguarda l'autonomia, e poi abbiamo tutte le funzioni automatiche, abbiamo l'active track e abbiamo i quick shot. Come vedete appunto in questo video di presentazione, sono tutte funzioni che hanno i droni, come abbiamo detto prima, di un certo livello. Lui per la stabilità in volo utilizza il GPS e sistemi ottici sotto di lui, il GPS ovviamente anche per il ritorno di precisione a casa, quindi veramente interessante tutto questo. E poi come ultima cosa abbiamo una resistenza al vento di livello 5, la stessa che abbiamo sul Mini 3 per intenderci, quindi capite che a livello di caratteristiche è sicuramente un drone molto interessante. Ma parliamo del prezzo: il prezzo è di 319 euro, più le spese di spedizione, e viene spedito in circa 7 giorni direttamente dal sito Potensic. Sicuramente un drone che potrebbe diventare interessante, bisognerà vedere quando arriva su Amazon, perché comunque come abbiamo detto questo marchio vende direttamente anche su Amazon, però i prezzi potrebbero essere differenti rispetto a quello che è il prezzo venduto direttamente nel loro sito per le varie spese che comunque loro devono affrontare ad avere i prodotti nello store di Amazon. Quindi vedremo il prezzo che avrà per quanto riguarda appunto lo store Amazon, ma se acquistato direttamente dal sito Potensic che è un prezzo interessante, comunque abbordabile, anche se il prezzo è molto vicino a quello che è il DJI Mini 2 SE, e lì abbiamo delle certezze. È vero che qua abbiamo una fotocamera 4K, là abbiamo una fotocamera 2K, però è anche vero che questo è un drone un po' da conoscere, da capire realmente quanto è in grado di darci dal punto di vista della fotocamera, perché comunque le caratteristiche, ok, interessanti, però nella pratica, come sappiamo, il mondo dei droni ci ha riservato spesso delle sorprese non sempre positive. Per quanto riguarda invece il controller, abbiamo visto è lo stesso della versione SE ed è molto simile a questo che è quello del Fimi Mini, quindi molto simile alla tipologia di fissaggio dello smartphone, che va ad accettare dentro di lui dimensioni importanti sia di smartphone che anche tablet, ci possono stare in questo spazio se non sono tablet immensi. Comunque abbiamo veramente un bel sistema di aggancio che appunto ci dà tanta possibilità di utilizzo per le misure
misure di device che possono essere inseriti. Quindi ragazzi, questo era solo un video informativo per mettervi al corrente che oggi 15 settembre è nato un nuovo drone 249 grammi, che sicuramente è un aspetto importante, e poi è sempre bello secondo me avere nuovi competitor che vanno a produrre droni con caratteristiche che potrebbero diventare molto molto interessanti, soprattutto se ad un determinato prezzo abbiamo caratteristiche interessanti. Quindi ragazzi, vi aspetto qua sotto voi nei commenti, ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate voi di questo drone Atom con caratteristiche simili ai droni più blasonati 249 grammi. Ditemi voi cosa ne pensate del marchio Potensic, se è un marchio che in futuro potrà appunto avere un futuro dentro al mondo droni 249 grammi con caratteristiche importanti. Quindi vi aspetto qua sotto voi con le vostre opinioni, e se questo mio video in cui vi ho portato questa novità del drone Atom vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arrivano qua sul canale. Quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram, anche di lui avevo postato un'anteprima di quello che era appunto l'immagine con la data di uscita. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni ma tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.